mio intervento sono diviso in due parti essenzialmente. C'è una premessa che riguarda i problemi della psichiatria e poi un caso clinico che mi serve per illustrare il problema dei fattori terapeutici individuali nel trattamento delle psicosi e un secondo caso clinico di una paziente che ha una psicosi cronica che mi serve per illustrare i fattori invece terapeutici del gruppo in psichiatria. Le premesse. Questo intervento è nato un po' faticosamente. Dico i pezzi che solo in seguito si sono composti assumendo un senso unitario. Gli argomenti che originariamente avrei dovuto trattare nella psicosi che transita nei servizi erano essenzialmente due. In primo luogo il significato del termine di psicosi ed in un secondo momento i percorsi di cura riconosciuti internazionalmente valido per il trattamento di questi disturbi. L'intervento aveva come obiettivo il mettere in luce i punti di forza e gli aspetti critici della nostra psichiatria territoriale. Ma tra definizione di psicosi, qui pensavo che parlare dopo il dottor Cattani, per cui di avere già un compito, diciamo, già svolto, che comunque, come è noto, non è più contemplato nei manuali come categoria diagnostica, ma è un termine utilizzato per specificare la presenza di sintomi di alterato rapporto con la realtà, tra psicosi unica o due disturbi, i disturbi schizofrenici, i disturbi dell'umore, linee guida, procedure, posizioni di garanzia, sono iniziate a comparire riflessioni differenti che avevano come oggetto l'attuale situazione della psichiatria territoriale. Ricordi di esperienze lavorative personali, di riunioni di equip con discussioni di situazioni complesse, di pazienti con condizioni esistenziali difficili, di pazienti che erano progressivamente diventati resistenti ai trattamenti farmacologici, persone dove la sintomatologia positiva o negativa era rimasta attiva, ma dove erano però rimasti vivi i bisogni esistenziali. Questi pensieri si intrecciavano con i problemi collegati all'aumento delle richieste di cura, ma anche di controllo dei comportamenti socialmente non accettati, alla diminuzione delle risorse, al crearsi anche per questi motivi all'interno dei servizi situazioni di caos emotivo, dove talvolta sembra necessario agire sempre in fretta e diventa difficile riflettere e pensare. Ho iniziato a pensare che probabilmente c'era qualche aspetto che stavo dimenticando, qualcosa di importante che chiedeva in qualche modo di essere trattato. L'attenzione si è spostata alle difficoltà quotidiane degli operatori, alle loro difficoltà nel creare e mantenere poi nel tempo alleanze di lavoro, soprattutto con i pazienti più gravi, alla fatica nell'affrontare quotidianamente la cronicità, alle loro qualità personali e alle conoscenze professionali. Ritengo che l'aspetto fondamentale della psichiatria territoriale, le sue radici, quello che costituisce in un certo senso il suo tessuto connettivo, che sta alla base di ogni atto terapeutico, sia proprio costituito dalla capacità delle singole figure professionali di sapere come costruire e mantenere nel tempo relazioni difficili e complicate e della loro capacità di costituirsi come gruppo di lavoro. La psichiatria si trova sempre in una situazione un po' complessa. Le scienze della natura, quando studia le manifestazioni psicopatologiche come espressione di un'alterazione della biologia cerebrale, e scienza umana, quando intende decifrarne il senso, e scienza sociale, quando analizza le origini sociali che possono influire sull'insorgenza e delle evoluzioni delle manifestazioni stesse. Ognuno di questi modelli possiede una tendenza a dominare sugli altri, tentando di diventare l'unico modello esplicativo. Il prevalere di un modello comporta delle semplificazioni riduttive, come ad esempio ritenere che un disturbo mentale sia una semplice alterazione di un sistema neurotrasmettitoriale, oppure, utilizzando un altro modello, che lo stesso disturbo sia causato direttamente di conflitti sociali. L'assistenza pubblica italiana prevede invece, perlomeno nei confronti delle persone affette da più gravi disturbi mentali, un'integrazione ed un confronto di questi differenti modelli. Gli indirizzi attuali identificano un sistema di tipo multidimensionale che prevede, direi, almeno 5 punti. L'impiego della terapia farmacologica secondo i criteri più avanzati definiti dalla letteratura e dalle linee guida nazionali ed internazionali, che prevede il corretto impiego degli antipsicotici, la farmacoterapia,
mirata alla dimensione sintomatologica positiva e negativa, la durata del trattamento, i dosaggi, l'attenzione per la prevenzione degli effetti secondari precoci e tardivi dei farmaci psicotropi, gli interventi di carattere psicologico individuale di gruppo, quarto, gli interventi di informazione e supporto strutturato nei confronti dei familiari e, infine, gli interventi di tipo psicosociale e lavorativo, quali gli inserimenti lavorativi, il temporaneo e il sussidio economico. La costruzione di questa tipologia di interventi, la loro validità e possibilità di essere replicate, ha portato alla creazione di linee guida che sono un insieme di raccomandazioni sviluppate sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e validate e che sono di aiuto ai clinici nelle loro scelte terapeutiche, allo scopo di rendere appropriate e con un elevato standard di qualità. Certamente l'approccio attuale delle neuroscienze, della psicofarmacologia, più vicino al modello delle scienze sperimentali, offre la possibilità di dati obiettivi, ripetibili e condivisibili. Le teorie e le prassi, invece, dei modelli che ricercano il senso delle esperienze psicopatologiche, ponendo al centro il mondo soggettivo del paziente, si prestano meno ad essere misurate. Nella complessa integrazione dei modelli sottodescritti, in questa oscillazione tra figura e sfondo dei vari interventi, i fattori terapeutici individuali, il gruppo di lavoro con il proprio patrimonio culturale, rischia di rimanere sullo sfondo, messo un po' di spazio. Ho pensato che fossero proprio questi ultimi, i fattori terapeutici individuali di un gruppo del lavoro, un sotterraneo dell'anima, o perlomeno che corrono il rischio di finire nelle cantine della casa della psichiatria. Mario Mai è stato presidente della World Psychiatric Association fino all'anno scorso. In un editoriale di un paio d'anni fa, sottolineò come la cura dei disturbi mentali debba essere fondata su pratiche basate sull'evidenza. Lo sviluppo della community care è spesso guidato da passione ed entusiasmo, questa è una citazione, ma la passione e l'entusiasmo non sono sufficienti per la cura dei disturbi mentali. I disturbi richiedono interventi basati sull'evidenza che devono essere disponibili in tutti i servizi di salute mentale. Il rischio però, qui è finita la citazione, e però di fuggire in un'applicazione un po' burocratica delle linee guida, che comporta un distanziamento dalla persona con una rarefazione dell'atmosfera umana e con un'attenzione più all'efficienza che agli eventi umani. Pier Francesco Galli, che è il direttore di psicoterapia e scienze umane, scrive che la pseudosicurezza dei protocolli, invece che addestrare alla tolleranza dell'insicurezza, crea delle criticità che sono la crisi dell'ascolto e la crisi della parola. Facendo un paragone tra le branche della medicina e la psichiatria, dice che le sicurezze tecnico-procedurali di altri settori della medicina fa sì che il riferimento di competenza dei tecnici sia formalizzabile e mantenga il riferimento identificatorio con le operatività dei singoli settori a tutti i livelli. Lo stesso lavoro di equipe, quello del presente delle chirurgie, è più parcellizzato nelle singole mansioni, favorisce una miglior distribuzione del carico individuale di responsabilità che riguardano i singoli aspetti del procedimento piuttosto che la persona stessa. In psichiatria la questione è diversa. L'insicurezza decisionale, nell'ambito delle quali comunque bisogna fare, è una connotazione specifica del lavoro. Nell'attività ad alto contenuto relazionale, l'identità personale è uno strumento specifico, con valore d'uso elevato rispetto invece ad attività nelle quali sono in primo luogo le identità di ruolo e le procedure. Se la passione e l'entusiasmo, come diceva Mai, non sono sufficienti, sono però necessari. Caglieri scrive che bisogna coltivare, accanto al binomio mente-cervello, la passione per l'esistenza, passione che esige in ognuno di noi, se medico autentico, l'affinamento delle dimensioni coesistentive, la svolta antropologica. Questa svolta si concretizza molto semplicemente nel bisogno di empatia, in un certo grado di oblatività, in un atteggiamento di tolleranza e di accettazione dell'anormale dell'altro e il riconoscimento in lui della qualità di presenza. Sapersi porre non meramente di fronte all'altro, anche se delirante, avvolto nelle spire della depressione, significa cercare di scorgere l'uomo anche là dove certo con posizione meno impegnato si scorgerebbe un disturbo mentale, inquadrabile più o meno agevolmente in un casellario costruito secondo criteri diagnostici e statistici, nei quali non può trovare posto la dimensione dell'interpersonalità.
La psichiatria si trova dunque sempre continuamente a oscillare tra un bisogno di spiegare, passando dall'osservazione dei fenomeni naturali, che noi non abbiamo prodotto, a regole che l'intuizione produce e la sperimentazione conferma invalida, alla compressione, che cerca invece di trovare le fonti motivanti delle azioni, in quanto simili alle nostre, a noi in quanto persone, agenti e sofferenti. L'una, lo spiegare, risponde alle pretese della ragione di definire, circoscrivere, dimostrare, l'altra, la comprensione, al mondo della complessità dell'anima. I fattori terapeutici individuali, che è un po' il primo tema, finite le premesse. Fattore comune, come dicevo prima, a tutti gli operatori, medici, psicologi, infermieri, educatori, assistenti sociali, che lavorano nei dipartimenti, penso possa essere identificato nel sapere come costruire e mantenere nel tempo delle relazioni difficili, dove la disponibilità è l'elemento essenziale per l'accesso, l'accoglienza, il consenso e l'adesione ai programmi di cura. Alla base di tutto questo devono essere presenti delle conoscenze tecniche, naturalmente, che devono però integrarsi con le qualità personali. Alcune qualità sono spontanee e collegate alla sensibilità individuale, altre devono essere costantemente mantenute e preservate nel tempo. L'elenco almeno 5, le prime per ragioni storiche. Fu Jaspers nel 1913 nella Psicopatologia Generale a coniare il termine di ascolto partecipe, in analogia con l'opera di Dilthey, che era un filosofo dell'Ottocento, che aveva fissato come punto di partenza per la psicologia descrittiva l'esperienza interiore nella sua immediatezza. Jaspers scrive: fondamento reale è la vita psichica, che ci diviene intellegibile mediante il comportamento percepito direttamente con i sensi del linguaggio. Noi vogliamo sentire, capire e meditare ciò che realmente accade all'anima umana. Ci rifiutiamo di sostituire questa vita psichica con costruzioni anatomiche o di altro genere. E grazie all'immedesimazione, alla comprensione, che i vissuti e gli stati d'animo dei pazienti risulteranno comprensibili in corrispondenza alle analogie che si presentano con le esperienze interiori dello psicopatologo. Questo è il primo punto, che è l'ascolto partecipe. Il secondo è l'empatia, che una delle tante definizioni, ce ne sono molto, ho preso un autore junghiano che dice che l'empatia è la capacità di vivere criticamente dentro di noi l'emozione dell'altro in tutte le possibili forme: il dolore, la gioia, la speranza, il disgusto, il rifiuto e l'accettazione. Fondamento dell'empatia non può essere che un'universale generale comparazione tra la propria esperienza interiore e quella dell'altro, e la sicurezza indimostrabile che non c'è esperienza dell'altro che non possa diventare la nostra esperienza. È una qualità umana l'empatia, assolutamente soggettiva, è legata ad un buono sviluppo psicoaffettivo che non deriva dall'apprendimento di tecniche o di metodologie trasmissibili. Non è un atteggiamento rispettoso e disinteressato del paziente, che è invece un prerequisito di ogni relazione di aiuto. Bolognini, che mi sembra sia l'attuale presidente della Società Psicoanalitica Internazionale, dice che la pone nel mondo della meteorologia: non si può decidere quando arriva. Esistono però condizioni che ne favoriscono l'insorgenza: sono la condivisione, una buona relazione, un buon ascolto, l'immedesimazione. Il domandarsi, ad esempio, come mi sentirei al posto suo, costituisce una buona partenza. Coote e la psicologia del sé fanno della comprensione empatica il principale fattore di cura. Il terzo punto è la funzione di holding, termine che deriva dall'inglese, che significa tenere, nel senso di tenere fisicamente, ad esempio tenere in braccio, per mano qualcuno, tenere un oggetto tra le mani. Winnicott ha utilizzato il concetto di holding per indicare quella particolare attitudine materna di fornire un accudimento al proprio bambino, nel corrispondere ai suoi bisogni materiali di affetto e di protezione. Il bisogno di accudimento è uno dei bisogni fondamentali per gli esseri umani, non soltanto nei primi anni di vita, ma anche in alcuni momenti critici dell'esistenza. Alcuni pazienti, in momenti di angoscia profonda, possono avere bisogno quasi di una dimensione fisica che li contenga, di un atteggiamento tenero e commosso, di una compagnia fisica, di una passeggiata, di sentire intorno a sé qualcuno che li sostenga. Il quarto punto, che mi sembra importante per i fattori terapeutici individuali, è la giusta distanza.
Definirei la giusta distanza la capacità di non identificarsi acriticamente con i problemi dei pazienti, ma di non esserne allo stesso tempo un osservatore distaccato. L'incontro con la personalità multiforme e spesso contraddittoria dello psicotico evoca a chi instaura con lui relazioni che durano nel tempo, sentimenti a loro volta che possono essere contraddittori. Da un lato lo psicotico è il paradigma della fragilità umana che può evocare sentimenti di aiuto e solidarietà con il rischio di collusione con la sua disperazione. A volte è il bambino onnipotente chiuso in un mondo personale caratterizzato da persecutorietà e grandiosità che può evocare il desiderio di allontanarsi. A volte appare come la vittima di una famiglia o della società che suscita indignazione verso chi è ritenuto responsabile di questo delitto. A volte appare come un handicappato che però si rivitalizza senza apparenti motivi, mostrando capacità di comprensione e di introspezione e suscitando speranze terapeutiche per il seguito delusione e frustrazione. In altre occasioni appare invece un trionfatore che vince sulle normali regole su cui si fonda la vita sociale, suscita rabbia, desiderio di fargli rispettare le regole. Winnicott diceva, qualunque sia il suo amore, quello dei terapeuti, per i pazienti, loro non possono impedirsi di odiarli e temerli. Più se ne rendono conto, meno lasceranno che l'odio e il timore determinino ciò che faranno loro ai pazienti e ai terapeuti. Il quinto punto è, che ho definito così, l'esperienza emozionale correttiva, che l'atteggiamento diverso delle varie figure terapeutiche rispetto alle relazioni avute nel passato, le esperienze reali di rapporto, che aiutano i pazienti attraverso un confronto diretto, attraverso i consigli, le rassicurazioni, il sostegno all'autostima, a modificare le aspettative proprie e di propri stili di rapporto dei pazienti. Utilizzo un caso clinico che conosco per illustrare l'importanza di una relazione terapeutica e dei fattori individuali appena descritti. È un breve riassunto di una storia durata 20 anni. S, che ha ora 47 anni, non è più in cura da circa 6 anni, per motivi che non spiego. Quando fu preso in cura aveva 20 anni, penso stia bene comunque. Era primogenito, un fratello di 4 anni più giovani, i genitori viventi, un padre autoritario, una madre effettivamente fredda. Era diplomato ad una scuola superiore. Durante questo periodo di cura ci sono verificati 4 episodi psicotici, per cui dal 86 fino al 2006 4 episodi. Il primo comparve quando S aveva 20 anni. La caratteristica clinica, utilizzando il DSM-4, era quella di un disturbo psicotico breve. Si manifestò attraverso un eloquio disorganizzato, allucinazioni uditive, bizzarre idee, dove era comunque possibile trovare un senso. Per riuscire sul lavoro queste sono le parole del paziente, per riuscire sul lavoro bisogna essere stanchi, questo consente di essere lenti, ma veloci con le mani. Questa stanchezza si raggiunge fumandosi 3 donne in una volta, cioè fumarsi l'idea di una donna, questa è la perfezione. Nel lavoro si cerca di essere grandi, ma quando si raggiunge si accorge di essere piccoli. La perfezione sul lavoro si raggiunge bevendo birra e non vino, perché il vino avvicina solo a Dio. C'era un fattore di stress, che è presente anche in tutti gli altri episodi, che era il fattore di stress, era il distacco dal nucleo familiare per la prima volta per l'inizio dell'attività lavorativa. Un'altra caratteristica di questi episodi fu che si ripetettero sempre uguali nei loro contenuti. Adesso non mi ricordo quale autore dice che quando, dal punto di vista diciamo così psicologico, si rompe il vaso, le linee di frattura sono sempre le medesime. Il secondo episodio fu 3 anni dopo, nell'88. Dopo il primo episodio rimase in cura solo un anno, poi non ci fu la possibilità di tenerlo in cura. Ritornò dopo aver iniziato da 2 settimane il servizio militare. Presentava ancora un episodio psicotico breve, simile al precedente, con gli stessi temi. Rimase in cura, ebbe un terzo episodio mentre era in cura, con le stesse modalità, con gli stessi contenuti. Qui il fattore di stress fu un avanzamento di carriera.
che probabilmente assunse per il paziente di nuovo un significato di separazione. Sempre rimanendo in cura fino al 97, divenne padre di due figli e superò momenti difficili per alcune operazioni che dovette subire la figlia minore. Lavorò regolarmente cambiando tra i tipi di lavoro, cercando sempre un miglioramento delle sue condizioni lavorative. Cambiò anche abitazione. Iniziò infine un'attività impropria con la moglie. C'era sempre un po' una spinta, un po' un elemento un po' di grandiosità sotto, di cui il paziente voleva sempre migliorarsi, continuamente migliorarsi. Comunque, era una persona che era, lavorava regolarmente, era un buon padre di famiglia, non aveva sintomi. Nell'ottobre del 96 si concordò la sospensione della terapia farmacologica che lui aveva sempre assunto a microdosaggi e che aveva assunto per 8 anni circa. Proseguì il rapporto con valenza psicoterapeutica con frequenza regolare per almeno un anno. Nell'ottobre 97 si concordò con il paziente la fine del rapporto terapeutico. Stava bene da 8 anni, non aveva alcun sintomo, la vita familiare e lavorativa era serena. Dopo 3 settimane ricomparve un episodio psicotico, uguale identico a quelli precedenti. Le letture di questo caso clinico possono essere molteplici. Un caso clinico non spiega tutti gli altri, può però aiutare a fare cultura. Sembra di poter dire che la relazione terapeutica, non solo la terapia farmacologica, sia stata molto importante per essa. Tutti e 4 gli episodi hanno come fattore scatenante l'incapacità e impossibilità a gestire i problemi di separazione. La relazione terapeutica probabilmente è funzionata nel corso del tempo da base sicura, soddisfacendo i suoi bisogni di sicurezza. L'introduzione della stessa fece riaffiorare i problemi ad essa connessi. Benedetti, che è un autore che si è occupato a lungo di psicoterapia e della psicosi, questo non è un caso gravissimo di psicosi, però Benedetti dice che è possibile considerare la grave malattia psichica in genere come un momento di convergenza dell'angoscia e dell'insufficienza fisiologica dell'uomo a gestirla. Abbiamo preso, attraverso lo studio delle situazioni limiti della vita normale, come i campi di concentramento, la cattura di ostaggi, certe catastrofi naturali, che anche nell'individuo sano l'angoscia non è sempre gestibile. Caratteristica della malattia psichica è l'angoscia cronica muta che si sviluppa nel corso degli anni. L'insufficienza biologica a gestire l'angoscia è però, almeno in una grande percentuale di casi, il requisito della malattia mentale. L'insufficienza biologica a gestire l'angoscia è quella che oggi viene chiamata vulnerabilità della schizofrenia. Ritengo, questo è sempre Benedetti, che esistano particolari destini umani dove la crudezza e la pervasività dei conflitti e della mancanza nella storia di vita ci lascia comprendere anche la malattia psichica come risultato della storia stessa. Ma in molti altri casi non possiamo escludere la presenza di una vulnerabilità specifica. La vulnerabilità però non equivale al destino, ma può prepararlo. Gli psicotici sono persone che per la presenza di questa vulnerabilità non hanno superato la tappa della separazione e individuazione, non hanno potuto interiorizzare una base sicura che permetta loro di affrontare il mondo senza un'irragionevole angoscia. Di fronte ad un problema di separazione reale, come era questo caso, o anche solo a livello di fantasie, come può essere anche un avanzamento di carriera, un innamoramento, soffrono di stati di angoscia di tale intensità che possono destrutturarne la personalità e generare quella che Pao, e quello che diceva l'altra volta il dottor Nano, il panic organism. Ogni progetto di cura deve tenere in considerazione la loro vulnerabilità, valutando la possibilità di una progressione verso un'autonomia personale, anche parziale, rispetto al mantenimento delle condizioni di una dipendenza. Parlo adesso di un secondo caso clinico che ho chiamato un'esistenza bloccata. Lo utilizzo per sottolineare l'importanza del gruppo di lavoro in psichiatria e descrivo prima le caratteristiche del gruppo del lavoro. Il gruppo e le sue funzioni. L'equipe psichiatrica è formata da un gruppo di figure con professionalità differenti che si integrano nelle cure delle patologie più gravi. Il compito terapeutico è di intervenire sui differenti aspetti della vulnerabilità che noi chiamiamo bio-psico-sociale.
in cui farmacoterapie, psicoterapie di vario tipo, rapporti con i familiari, interventi di supporto, attività risocializzanti e riabilitative. Il valore dell'equipe è però un valore aggiunto a quello delle singole figure professionali. Nell'equipe ci sono più occhi, l'infermiere che va a domicilio, l'educatore professionale ai centri diurni o nei gruppi di trattamento possono venire a conoscenza di aspetti, ad esempio, della cura dell'abitazione o della vita familiare che possono sfuggire in un intervento ambulatoriale. Il paziente può inoltre comunicare aspetti differenti della propria vita emotiva a operatori differenti, mostrandosi sano con qualcuno e delirante con l'altro. L'equipe aiuta a pensare e riflettere sulle situazioni complesse dove non sono chiari i percorsi da intraprendere. Può riguardare la maniera in cui si è visto qualche dettaglio, oppure condividere con i colleghi un sentimento di poca utilità. Può essere anche modificare un desiderio più o meno onnipotente di guarire il paziente, laddove invece può farsi strada l'idea che quel paziente vada aiutato solo per quello che è possibile fare. L'equipe aiuta a conoscere aiuta a sostenere l'autostima degli operatori nello svolgimento delle loro attività, dando loro l'opportunità di mettere alla prova le proprie capacità e di collaborare con altri alla pari. Il costituirsi di una cultura condivisa crea poi una dimensione propulsiva di vitalità per il singolo membro, rinforzandone tramite il senso di appartenenza la sua immagine professionale e umana. L'equipe, collocata in uno spazio concreto, nella misura in cui è in grado di accogliere e di ascoltare i pazienti, e in grado di affermare la propria presenza autonoma, può configurarsi come una base stabile. Può allora produrre fiducia, sicurezza nei pazienti e nei familiari, proponendosi come base sicura dalla quale il paziente può partire per affrontare i problemi della propria vita. Ad esempio, le visite con una certa regolarità, con operatori stabili, il posto dove si va a prendere le medicine con una certa ricorrenza. Le situazioni di lavoro nel quale si realizza una girandola di operatori non sono mai molto proficue. Per un paziente, poter contare su una relazione sufficiente stabile con un operatore è importante sia per l'utilità tecnica di conoscere quel dato paziente, per quel che è e per i suoi bisogni, sia perché l'avvicinamento continuo di figure nuove fa perdere fiducia nella consistenza e costanza della relazione. L'equipe costruisce nel tempo una sorta di memoria collettiva e condivisa situata nel mondo interno di ognuno. In questa memoria collettiva esistono i pazienti con le loro storie. Come diceva Correale, il gruppo curante diventa una specie di reticolato di sostegno in cui un insieme confuso di elementi mentali possono riprendere una forma riconoscibile come una pianta rampicante su un reticolato che lo sostenga. L'equipe è poi un porto. Questa è la definizione di Bertie Ceroni, che è un psichiatra, psicanalista, e attraverso l'attività organizzativa, attraverso la regolarità delle riunioni, nello stesso giorno e nella stessa ora, l'equipe garantisce, oltre alla continuità e alla prevedibilità, la possibilità che in caso di bisogno si possa essere aiutati. La funzione di accoglimento e ristoro della riunione fu definita appunto a porto da Bertie Ceroni. Il porto è un luogo, uno spazio mentale, dove le intense emozioni dei singoli operatori vengono depositate, trattate, depurate e contenute. Nel porto giungono le navi, caricano e scaricano le merci. Il traffico deve essere regolato. Se diventa anarchico, la situazione è caotica. Se troppo intenso, si bloccano i passaggi e tutto si ferma. Il rischio è di un sovraccarico emotivo che può essere disturbante. L'equipe però può diventare anche antiterapeutica quando cessa di funzionare come gruppo di lavoro. Il caso clinico, che ho chiamato un'esistenza bloccata, alcuni operatori che sono qui la conoscono, e ha 47 anni, vive dal 2008 in un appartamento che ospita un'altra persona, ha un'assistenza di educatori professionali. L'appartamento fa parte della rete dei gruppi appartamento del Dipartimento. Lei si è ammalata quando aveva 16 anni, per cui sono quasi 30 anni di malattia, chiamiamola così. Nonostante questo si diplomò con il massimo dei voti, 60-60. Non sembra mai aver avuto amicizie e nemmeno relazioni sentimentali. All'epoca dell'insorgenza dei primi sintomi viveva in un'altra regione, dove iniziò ad essere curata.
giunse al nostro dipartimento proveniente da una comunità terapeutica dove era stata ospitata per 3 anni. Dal 2006 al 2008 rimane nella una comunità protetta del nostro dipartimento. Il suo disturbo appartiene al gruppo dei disturbi così chiamati dal DSM-4, schizofrenici paranoidi a decorso continuo. È una donna, ma mi viene da dire nello stesso tempo una ragazza. Alcuni dei nostri pazienti sembrano sempre degli adolescenti che non crescono mai. Ha un bell'aspetto, con modi generalmente educati e rispettosi. Questo atteggiamento ha però molto spesso un'impronta manierata, è un po' goffo, poco vitale, quasi sempre uguale e ripetitivo. Ha una grossa difficoltà nel trovare le giuste misure. Mangia molto velocemente, per esempio, a scatti, incapace a volte di movimenti armonici. Mostra poca attenzione a vestirsi, fuori dalla propria abitazione, talvolta mostra un'incapacità a capire il contesto dove si trova, parlando a volte a voce alta o facendo, per ad esempio, domande e apprezzamenti a passanti fuori luogo. Comprende gli interventi educativi con le osservazioni che le vengono fatte, corregge i suoi comportamenti in alcun momento, ma sembra incapace di farli propri e mantenerli nel tempo se non sono continuamente ripetuti. E ha anche quelli che si trovano ogni tanto dei disturbi neurocognitivi, che sono dei deficit della memoria e di attenzione, che non sappiamo se non ci sono in tutti gli schizofrenici, non sappiamo se hanno una genesi, possono essere causa del disturbo, se sono un artefatto, una causa della malattia, se dipendono dall'uso degli psicofarmaci. Anche la letteratura non aiuta in questi casi. E sta imparando a cucinare con qualche difficoltà, frequenta con piacere i corsi di ginnastica e di nuoto, dove invece si mostra sciolta ed armonica, con un atteggiamento completamente differente. Potremmo dire che ha una parte sana, che è in grado di adattarsi alle esigenze della vita quotidiana, continuamente sostenuta e sollecitata dagli educatori che si occupano di lei. E ha però un mondo psicotico che nessuna terapia farmacologica è mai riuscita a scalfire, a basso, ad alto, a medio dosaggio, con farmaci differenti. Il suo delirio, accompagnato spesso da vivaci allucinazioni uditive, è sempre stato presente da quando la conosciamo. I mafiosi mi vogliono uccidere. Ho visto il carretto che passavo, sento i colpi degli spari. Mi vogliono uccidere perché ho puntato troppo in alto per i miliardari. Quando abitavo a una città, i miliardari mi hanno esaltato e dal sud l'hanno saputo. Il conte mi ha detto che verrà. I ricchi mi dicono che sono sensuale, ho un dono divino. I ricchi mi dicono che i mafiosi mi vogliono uccidere, mi hanno esaltato nel sud e per questi mafiosi mi vogliono uccidere. Ma che cosa vogliono da me? Io non sono ricco. Il delirio è ripetitivo, monotono, inaccessibile a qualsiasi tipo di critica, anche parziale. Cambia invece il rapporto che ha con le sue esperienze psicotiche e il modo con il quale le comunica. In alcuni momenti è molto angosciata dai contenuti delle allucinazioni uditive e chiede rassicurazione agli educatori che non sarà uccisa, senza però che le rassicurazioni eliminino la sua angoscia. A volte è gratificata dal rapporto allucinatorio con gli aristocratici, a volte sembra un po' giocare con il delirio, mostrando la possibilità di non esserne completamente coinvolto. In altri momenti il delirio e le allucinazioni sembrano essere utilizzati per interrompere le relazioni con gli operatori e rifugiarsi invece in un mondo autistico. E trascorre anche giornate tranquille, senza esperienze psicotiche. È stato finora impossibile capire se esistono avvenimenti della sua vita personale che possono in qualche modo favorire la loro insorgenza. La sua vita affettiva è bloccata e è come se fosse prigioniera di una fiaba dove aspetta un principe azzurro, ma teme la vendetta delle forze ostili. Bloccata tra grandiosità e persecutorietà, e non riesce a liberarsi da cose che non riconosce come proprie, parte di sé, bisogni e desideri che rifiuta ma che ritornano continuamente a lei. In tutte queste situazioni il lavoro di equipe con tutte le varie sfumature di integrazione, come detto, soprattutto menzionate, rimane indispensabile. Parlare in gruppo delle difficoltà può avere già un effetto continuativo e trasformativo. Si tratta di maneggiare le cose, di guardarle da tutti i lati, di toccarle, di prendervi contatto in una maniera tale per cui, dopo aver fatto questo, le cose non sono più esattamente come prima, si sono un poco trasformate, come dice Borromini. Anche qui direi che ci sono 4 punti che mi sembrano importanti.
come si parla in gruppo, su che cosa bisogna porre l'attenzione. Allora, ponendo attenzione non ai sintomi, ma alla persona, cercando di garantire ai pazienti condizioni di vita che siano rassicuranti, ovviamente prevedibili per evitare stati affettivi che non sono in grado di regolare e mantenerli in una quotidianità viva. La quotidianità dei pazienti è spesso caratterizzata da abitudini che il paziente usa come rifugi, quali la musica, il networking, la televisione sempre accesa, il caffè e le sigarette. Sono abitudini che rassicurano, ma che si trasformano in abitudini morte, così cito Correale. Bisogna offrire ai pazienti la possibilità di avere una vita più piacevole e soddisfacente, garantendo loro un diritto alla cittadinanza, come lezione appresa dalla 180. Tutto questo, come diceva De Martis, attraverso un sano pessimismo costruttivo e la contemporanea fiducia nella potenzialità dell'essere umano, anche nelle situazioni più disperate.